Il riconoscimento agli operatori della sicurezza, all'arma dei carabinieri che tutti i giorni in silenzio compie il proprio dovere per la sicurezza dei comuni, per la legalità, per il nostro progresso. Ad aprire la cerimonia, la relazione di Roberto Bontempi, presidente dell'associazione Impronta Camuna, che ha ricordato il ruolo del sodalizio che si è costituito a Brescia nel 2008. La nostra associazione vuole creare occasioni di incontro, occasioni promozionali, tutto per cercare di ridare un po' di unione alla Valle Camonica di fiato, perché noi eravamo emigrati a Brescia e abbiamo dovuto tirarci sulle maniche per portare a questo. Adesso vogliamo che la Valle Camonica prenda un altro respiro e di conseguenza riconosciamo ai carabinieri, come prima al capo di Stato Maggiore della Difesa e poi al professor Anati e al comune di Ponte di Legno, questo merito di essere riusciti a creare per la Valle Camonica occasioni, diciamo, di eccellenza. Il premio 2015, una scultura di bronzo raffigurante un Camuno che risorge dalla roccia a simbolizzare la forza e l'attaccamento alle proprie origini, è stato consegnato da Fiorenza Aspiranti, autrice del manifesto che riproduce la bandiera italiana sopra la cartina della Valle Camonica con i copricapi dei carabinieri. La pergamena è stata consegnata da un gruppo di giovani a testimonianza del passaggio di valori tra generazioni. A concludere la cerimonia, la firma nel registro d'onore. Presenti in sala i comandanti, militari ed ex militari, con le loro famiglie, rappresentanti delle diverse forze dell'ordine e gli alpini, in rappresentanza delle istituzioni, tutti i sindaci comuni erano presenti in fascia tricolore, a cominciare dal sindaco di Breno, Sandro Farisoglio. Collaboriamo tutti i giorni e credo che questo riconoscimento che Impronta Camuna ha voluto dare alla nostra compagnia dei carabinieri è un riconoscimento poi sentito da tutta la valle, dagli amministratori, ma noi, quindi in rappresentanza dei nostri cittadini, oggi vogliamo dire un grazie in più ai nostri carabinieri guidati dal maggiore Salvatore Malvasi. A prendere la parola è il presidente della comunità montana e del BIM, Oliviero Valzelli. In Valle Camonica, sappiamo bene, è una valle seppur marginale da un punto di vista geografico, ma è un'area molto vasta e quindi le problematiche sono molte, purtroppo a volte anche problematiche molto molto importanti. Devo dire che l'operatività della compagnia di Breno, di tutti i carabinieri in valle, è un'operatività molto efficace ed è per questo che li vogliamo ringraziare. Presenti anche rappresentanti della regione Lombardia, come il consigliere regionale Donatella Martinazzoli, a nome del presidente della provincia di Brescia era presente l'assessore provinciale Diego Peli, che ha ringraziato le sentinelle del territorio, mentre a nome del prefetto di Brescia, il vice vicario Salvatore Pasquarello, ha ricordato come lo Stato si articoli anche nell'arma dei carabinieri da 200 anni al servizio dei cittadini. Ai saluti scritti dei diversi generali si sono aggiunti anche quelli del ministro della difesa e delle forze armate.